dicembre 2017 su 243.000 iscrizioni all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, 128.000 lo sono state per espatrio, il che significa che sono partite oltre 128.000 italiani. Di questi il 37% fra i 18 e i 34 anni, il 25% fra i 35 e i 49 anni, il che significa che a partire in valore assoluto sono soprattutto i giovani e i giovani adulti. I profili sono i più differenti, al punto tale che abbiamo dovuto dedicare l'intero volume del 2018 proprio alla neomobilità. E la prima cosa che immediata, che è comparsa insomma agli occhi evidenti dei ricercatori, è stata quella che non si può parlare solo di giovani, ma dobbiamo necessariamente parlare di giovani e giovani adulti, proprio perché la fascia di età è così tanto ampia e, essendo così ampia, cambiano anche le motivazioni. Vi sono gli studenti che sperimentano percorsi di confidenza con l'estero proprio per iniziare con confronto anche formativo con università o addirittura con licei fuori dei confini nazionali, ma ci sono anche universitari che decidono di specializzarsi in università prestigiose nel Regno Unito, diciamo in Europa o addirittura oltre oceano. Oltre questi ci sono anche le motivazioni dovute alla carenza lavorativa, quindi alla disoccupazione e alla recessione economica, ed ecco che la motivazione del lavoro finisce con l'essere prioritaria per tutte quelle categorie di lavoratori che intendono appunto trovare una serenità di vita e anche la costruzione di un progetto di vita. Cosa capita? Che troviamo profili di altamente qualificati che, avendo profili molto tecnici, finiscono col fare all'estero quello che sono stati chiamati effettivamente a fare proprio per la loro formazione. Al contrario, vi sono tanti che all'estero fanno lavori dequalificati e quindi finiscono nei meandri della ristorazione, per esempio in Germania, in Belgio o in Spagna. D'altra parte, quello che il dato ci ha sorpreso quest'anno è che in valore assoluto sono sicuramente aumenti ci sono sicuramente i giovani e i giovani adulti, ma le crescite più sostanziose sono degli adulti, ovvero dai 50 anni in su, addirittura il 25% per coloro i quali hanno tra i 50 e i 60 anni, e si va crescendo fino a oltre il 78% per chi ha più di 85 anni. Che cosa significa questo? Che sta cambiando anche la gestione familiare, perché lì dove a partire sono i nuclei familiari giovani, e lo abbiamo riscontrato già da 3 anni a questa parte, la necessità di avere qualcuno che accudisca i bambini non ancora in età scolastica fa sì che i nonni finiscono con l'essere i babysitter dei nipoti, ma accanto alla necessità concreta vi sono anche necessità di ordine affettivo, per cui i nonni, dopo aver trascorso periodi medio-lunghi ecco all'estero, finiscono col il trasferimento completo. Ma vi sono anche i cosiddetti migranti previdenziali, ovvero persone che prendono pensioni molto alte o al contrario molto basse, quindi al limite della povertà, che hanno la necessità di trovare paesi con defiscalizzazione proprio per vivere una vita serena.